Incentrato su San Paolo, nell'anno a lui dedicato, il corso di aggiornamento organizzato dallo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme, a cui partecipano laici e religiosi di Terra Santa. Quest'anno San Paolo e l'identità cristiana, perché abbiamo preso spunto da un pensiero di Papa Benedetto XVI che, concludendo le catechesi su San Paolo, il 4 febbraio scorso, disse appunto che San Paolo, una figura gigantesca nella storia del cristianesimo, aiuta i cristiani di oggi a ritrovare o a ringiovanire, consolidare la propria identità cristiana. Allora abbiamo rintracciato all'interno degli scritti di Paolo alcuni passi, per questo abbiamo privilegiato i testi quest'anno, alcuni passi che definiscono il cristiano. Oltre a varie conferenze di argomento esegetico e teologico, anche escursioni nei siti di interesse storico-archeologico, non solo a Gerusalemme, ma anche e soprattutto quest'anno in Samaria, a Scilo, Sebaste e Nablus, presso il Pozzo di Giacobbe, luoghi di straordinaria importanza e bellezza, purtroppo estranei ai giorni d'oggi alle comuni rotte di pellegrinaggio. Lo scorso anno siamo andati proprio nei luoghi che ricordavano la presenza di Paolo in Terra Santa. Non sono molti, quindi abbiamo dato attenzione a Antipatride, dove Paolo giunse prigioniero venendo da Gerusalemme per sottrarlo al complotto che voleva metterlo a morte, e poi ci fermammo a lungo a Cesarea, il luogo dove Paolo è rimasto molto tempo e da dove è partito per Roma. Quest'anno non volevamo ripetere, e allora abbiamo visitato alcune realtà in Gerusalemme che hanno importanza, realtà per la verità che ci mettono a contatto piuttosto con la storia ebraica di Gerusalemme, così la cittadella, la città di Davide, il quartiere ebraico della città con le sinagoghe. E invece l'escursione biblica di un'intera giornata la vogliamo dedicare alla Samaria, una regione veramente colma di tanti ricordi evangelici soprattutto, e anche di ricordi degli Atti degli Apostoli, ma ahimè negli ultimi anni molto trascurata a motivo della situazione sociale, sociopolitica che tutti conoscono. Per noi andare in Samaria è andare in Terra Santa, e vorremmo sottolineare questo aspetto anche per incoraggiare, dare un piccolo segno, un esempio, incoraggiare i pellegrini cristiani a tornare come un tempo al Pozzo della Samaria, andare quindi a Nablus, al Monte Garizim, andare a Jenin per esempio, Sebastie, senza dimenticare che vi sono delle piccole ma ferventi comunità cristiane, quindi di fratelli nella fede.